Ciao a tutti, quattro segni che qualcuno ti invidia. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Quattro segni che qualcuno ti invidia. Allora, l'invidia è un veleno mentale, un qualcosa che spesso attanaglia la nostra vita, che rovina di fatto la nostra vita. E essere invidiati è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, perché nel momento in cui scopriamo che una persona ci invidia, questa persona dobbiamo imparare a togliercela dalla nostra vita, perché dobbiamo imparare ad allontanarla, dobbiamo imparare a eliminarla, tra virgolette, dalla nostra vita, perché le persone che invidiano, le persone invidiose, portano soltanto, a parte che portano sfiga, diciamo così, no? Da un punto di vista esoterico sono estremamente negative. E poi sono persone che non ci daranno mai, non contribuiranno mai alla nostra crescita, ma tenderanno a metterci bastone tra le ruote, tenderanno a fare danni fondamentalmente. Per cui è veramente molto importante imparare a riconoscere le persone che ci invidiano e non pensare che, perché molte persone sono quasi orgogliose, no, del fatto che qualcuno li invidia. Certo, deve essere un motivo di orgoglio per il semplice fatto che se qualcuno ci invidia, sicuramente almeno abbiamo qualcosa che agli occhi di quella persona vale. Però dobbiamo tenere presente il contraltare, che una persona che ci invidia non si merita assolutamente di essere nostra amica. Quindi non prendiamolo come un qualcosa di negativo nei nostri confronti, anzi è un qualcosa di positivo, però dobbiamo tenere presente che questa persona dobbiamo imparare a toglierci dai piedi, dobbiamo imparare a toglierci dalle scatole, perché questo non ci porterà nessun vantaggio, non ci porterà nessun benessere. Questo va detto, è importante, è fondamentale, e quindi teniamo presente queste cose se vogliamo, diciamo, stare bene, perché le persone che ci invidiano sono comunque false, sono comunque persone problematiche, sono persone piene di veleni mentali e dobbiamo imparare a eliminarle, tra virgolette, dalla nostra vita. Allora, il primo segnale che una persona ci invidia sono le microespressioni, micro segnali non verbali. Micro segnali non verbali che possono avvenire quando noi parliamo di un nostro successo. Ad esempio, se tu parli di un tuo successo, di una cosa che ti è andata bene, di qualcosa di positivo nella tua vita e noti che dall'altra parte c'è un arricciamento del naso, una smorfia di questo genere, una leggera oscillazione indietro, addirittura un raschiamento, addirittura un grattamento, oppure un movimento di questo tipo, arricciamento sempre del naso in chiusura, è quasi come se ci fosse un disgusto, un rifiuto, oppure una smorfia, oppure un falso sorriso. Ecco, sono tutte cose, tutti segnali che stanno dicendo che questa persona ti invidia. Ovviamente devono avvenire in risposta quando tu racconti: ah, mi è andato bene questo, sono riuscito a fare quello, sono riuscito a fare quell'altro. Ecco, oppure, che ne so, ho comprato la macchina nuova, ho comprato la casa nuova, ho fatto questo, ho fatto quello. Ecco, tutti questi segnali, micro segnali non verbali, fanno capire proprio che c'è un'invidia sottostante, fanno capire proprio che questa persona ti invidia, fanno capire proprio che questa persona è comunque una persona estremamente negativa. Quindi le microespressioni, i microsegnali non verbali
sono un modo utile per capire appunto che esiste invidia, che esiste diciamo un fattore estremamente negativo in quella persona. Altro segnale sono le persone che ad esempio tendono a fare gossip, a spettegolare. Le persone pettegole sono sempre invidiose, quindi se una persona noti che fa gossip, che è pettegola, e guarda, vai tranquillo che è una persona che comunque proverà invidia per tutti, perché poi l'invidia non è qualcosa che si manifesta una tantum, l'invidia è qualcosa che si manifesta costantemente, quindi tieni presente questi fattori. Le persone che ti invidiano sono persone veramente estremamente negative, sono persone che non meritano nulla. E quindi chi fa gossip è perché invidia, non c'è altra spiegazione, non è che uno che fa gossip lo fa perché è una persona così curiosa, eccetera. Assolutamente no. Le persone che fanno gossip sono persone false, sono persone invidiose, eccetera. E poi un'altra cosa, un terzo segnale sono le false lusinghe. Persone che in modo esagerato, come sei bravo, come sei bravo, che bello, che bel vestito, ecco, queste persone che fanno eccessive lusinghe. Bene, tieni presente che dietro c'è esattamente il contrario. Sono persone estremamente negative, sono persone estremamente invidiose. Quindi, e poi noti talvolta che la falsa lusinga è accompagnata anche qua da microespressioni che vanno nella direzione opposta, quindi segnali non verbali di rifiuto, perché funziona in questo modo: le persone che ti fanno false lusinghe a livello verbale dicono una cosa, ma la loro parte emotiva dice esattamente il contrario. Oh, come sei bravo! Come sei bravo! Come sei bravo! Che bella cosa che fai! Mi piace tanto quello che il successo che hai raggiunto. Sono proprio contento del successo che hai raggiunto. Ecco, quindi sono tutte anche qua microespressioni che ti vanno a confutare di fatto quello che dicono a livello logico, quindi la distonia, tra virgolette, tra l'espressione verbale e l'espressione non verbale è un segnale molto forte che questa persona ti sta invidiando, che ha un'invidia nei tuoi confronti. E il quarto segnale è legato invece a un interesse insolito che questa persona ha per te. Un interesse insolito, manifesta proprio un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diverso, perché quelle persone invidiose vogliono capire, vogliono sapere, no? E allora la curiosità, questa curiosità morbosa di sapere quello che fai, è un segno anche questo che c'è veramente un'invidia sottostante. Quindi se vedi questi quattro segnali, renditi conto che questo qualcuno ti sta invidiando e quindi è una persona che devi escludere tassativamente dalla tua vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. In più ti ricordo di seguirmi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazione e seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!